Eccoci qua di nuovo nella nostra bottega. Ci è già capitato di rilevare la vicinanza della lingua con la musica, di parlare della musicalità della nostra lingua, di parlare della nostra lingua come di uno strumento musicale in qualche, in qualche misura. Allora vediamo un po' di parlare oggi di strumenti musicali. E cominciamo dallo strumento fondamentale, anzi ascoltiamolo per un momento in un pezzettino di un'esecuzione. Naturalmente è il pianoforte. mai famosissimo solista ci ha introdotti nell'argomento che riguarda il pianoforte. Benissimo, allora andiamo a scoprire se per caso il pianoforte ha una sua, che so io, una sua discendenza, una sua famiglia, una sua storia, qualcosa di curioso da raccontarci. Cominciamo col dire che pianoforte, stando a una definizione da... Vocabolario da dizionario è uno strumento musicale a tastiera il cui suono è prodotto da corde metalliche percosse da martelletti e questa è proprio una sintesi. Naturalmente sarebbe molto più lunga la definizione, ma tanto per intenderci lo sappiamo. Fin qui sappiamo tutti come funziona il pianoforte. Oltre questo passo sarebbe un discorso troppo tecnico e che è inutile affrontare. Piano forte, piano forte perché si può suonare sia piano, cioè con grande leggerezza, con gra che forte, quindi con forza dal punto di vista proprio del volume del suono e dell'espressione. E cosa ne direste voi del forte piano? Beh non sto scherzando, non sto quindi, parlando a vandera, ma il forte piano. È uno strumento, come ci dice questo prossimo cartello, è uno strumento musicale simile al pianoforte, è dell'epoca di origine del pianoforte, ma con corde in budello anziché con corde metalliche. Vediamone un'immagine e vediamo la somiglianza, naturalmente, del forte piano col pianoforte. Non addentriamoci in discorsi di carattere tecnico, musicale, che sarebbero troppo complessi, però è curioso vedere come nel momento, e siamo qui a cavallo del secolo XVIII-XIX, quando si vengono a eh, progettare quegli strumenti che poi diventano gli strumenti fissi di un'orchestra e della musica di oggi, ci sono delle approssimazioni. Prima è un fortepiano, poi diventa un pianoforte. Ma prima del fortepiano c'è un'altra cosa curiosa, un altro strumento curioso e interessante di cui qui abbiamo la definizione, che è il clavicembalo, antico strumento musicale simile al pianoforte, le cui corde in budello sono. Pizzicate, anziché percosse da martelletti, sono pizzicate con becchi di penna. E anche qui vediamo un'immagine di un clavicembalo. Ecco, vedete come la forma è già quella molto vicina al pianoforte, è antecedente al pianoforte. Dall'altra parte, sul clavicembalo, Bach eh, ha composto tutte le sue l'opera del clavicembalo ben temperato, cose molto molto importanti, quindi siamo tra il 6 e il 700 e eh, andiamo ancora un po' in profondità e vediamo che clavicembalo, soprattutto importante nei secoli tra il 500 e il 700, dal 16 al 18 secolo, deriva il suo nome da clavis, che significa chiave in latino, cioè metto. Più cimbalum, che è uno strumento medievale a corde parallele, quindi è uno strumento a corde che è guidato da un meccanismo, da una clavis, appunto. Adesso in un filmato che non è granché dal punto di vista visivo, ma è tanto per sentire, sentiamone il suono. Un pezzo di Bach e eh, questo era il clavicembalo. Ma possiamo andare ancora un po' più indietro rispetto al clavicembalo. Prima del clavicembalo c'è un altro strumento. Lo vediamo, lo vediamo, eccolo qua. Cos'è questa? Questa è una spinetta. Immagine successiva, definizione: spinetta, strumento a corde pizzicate. Con tavola armonica rettangolare simile al clavicembalo nel funzionamento, ma di minori dimensioni. E questa è certamente una definizione molto, molto sommaria, per carità, non da grandi esperti musicali. Ma noi non siamo, eh, non siamo qui per scendere nel dettaglio tecnico di tutto quello di cui parliamo, ma semplicemente per farcene un'idea. Tanto perché, così, se sentiamo parlare di Spinetta. Non pensiamo semplicemente a una piccola spina, ma possiamo pensare anche a uno strumento musicale che, cosa davvero curiosa, deriva il suo nome dal nome del suo inventore. Eccolo qua, Spinetta, dal nome dell'inventore Giovanni Spinetto, Spinetto, il signor Spinetto, di Venezia, secolo XVI. Quindi siamo nel Cinquecento con... Eh, con l'invenzione della spinetta. Spinetta che ebbe grande successo sin da subito nelle corti, nelle, nei salotti, nei vari ambienti, dove soprattutto le signore si deliziavano del dedicarsi al suono della spinetta. Qua, questa nobildonna, che è lì pronta ad eseguire un pezzo e a deliziare il suo uditorio eh, con la spinetta. Benissimo. Allora, adesso che abbiamo fatto una breve scorribanda in questi strumenti musicali, approfittiamo del pianoforte, che è stato il primo del quale abbiamo parlato, ovvero fortepiano, ma no, torniamo pure al pianoforte, per fare un salto nei problemi di carattere grammaticale posti dal pianoforte. Lo capiamo subito dal primo cartello che vediamo qua. Ecco, qui c'è la risposta a come si fa il plurale di pianoforte, perché è un nome composto di due nomi, di due parole. Pianoforte, plurale, pianoforti, così come chiaroscuro, plurale, chiaroscuri. Sordomuto, plurale sordomuti. Che cosa abbiamo detto con questi tre esempi? È chiaro che siamo passati dalla musica alla grammatica, ma questo la lingua ce lo permette, anzi diciamo che è veramente un piacere passare da un argomento all'altro servendoci sempre della nostra bella lingua. Comunque stiamo parlando dei nomi composti che sono complicatissimi a volte da mettere al plurale e questa è la regola che riguarda il pianoforte. I nomi composti da due aggettivi mettono al plurale solo il secondo aggettivo e così pure gli aggettivi composti da due aggettivi. Quindi noi abbiamo visto che Piano forte sono due aggettivi. Piano forte e, e, e mettono al plurale soltanto il secondo aggettivo, così come chiaroscuro è chiaro scuro, è il corrispondente pittorico del pianoforte. Eh, stessa cosa quando il risultato finale non è un nome come pianoforte o chiaroscuro, ma un aggettivo. Ed eccolo qua: grigio-verde, plurale grigio-verdi. Rosso nero, rosso neri, naturalmente anche nero azzurro fa nero azzurri, bianco nero fa bianco neri, eccetera, eccetera, giallo rosso fa giallo rossi. Sacro santo fa sacro santi e così abbiamo scoperto una regola importante dei nomi composti, dei nomi e degli aggettivi, che sono composti da due aggettivi. Andiamo a vederne un altro di questi vari e numerosi casi, non potremo certo vederli tutti i casi dei nomi composti, ma andiamo avanti ancora un momentino. Vediamo questo, Qui c'è un punto di domanda. Caposaldo, come fa il plurale? Fabbroferraio, Gatta Morta, come fanno questi, Sono anche questi nomi composti? Vediamo il cartello successivo che ci dà una risposta. Sono nomi composti da un sostantivo, capo, maschile o femminile, e un aggettivo saldo, gatta, morta. Mettono al plurale entrambi. Quindi, mentre il pianoforte, tiene, fa pianoforti, piano forti, capo saldo farà capi saldi. Fabbro ferraio farà fabbriferrai gatta morta, farà gatte morte. Quindi diciamo che c'è eh, una differenziazione rispetto al caso precedente. A questo punto, se noi volessimo aprire il discorso, avremmo un'autostrada, avremmo mh, tutto il tempo, potremmo occupare un sacco di tempo perché i casi di nomi composti sono più di dieci tutti diversi, aggettivo più aggettivo, aggettivo più nome, nome più aggettivo, nome più forma verbale, eccetera, eccetera. Ma fermiamoci qui, perché già ci siamo occupati prima di musica, ora di grammatica, io penso che con questo possiamo trarre una nostra conclusione sul fatto che la nostra lingua, da tutti i punti di vista, da qualsiasi punto di vista noi la prendiamo, è una lingua interessante e affascinante.